Chi ha ucciso Ashley Olsen? È ancora un mistero su chi abbia provocato la morte della 35enne americana trovata sabato nel monolocale dove viveva in San Frediano. Maggiori informazioni potranno emergere dall'autopsia sul corpo della giovane. A partire dall'ora esatta della morte, ipotizzata tra le 48 e le 36 ore antecedenti al ritrovamento, di sicuro era viva mercoledì notte quando è uscita dal Monte Carla dove si era recata con alcune amiche. Non ha lasciato con loro il locale però, era sola? Tra le ipotesi anche quella che la ragazza possa aver incontrato chi l'ha uccisa proprio in quel locale. Il suo cellulare, che non è stato ancora ritrovato, era spento da venerdì mattina. L'autopsia dovrà chiarire anche se ci sono segni di violenza sessuale sul corpo di Ashley, esclusa da un primo esame, o se sia presente del DNA sotto le sue unghie, suo o di altri. Oltre ai segni sul collo che fanno propendere per la morte per strangolamento, il corpo della ragazza era anche pieno di lividi, come se ci fosse stata una colluttazione, ma nessun segno di effrazione in casa, il che fa propendere per un delitto commesso da qualcuno che la giovane conosceva o che comunque l'abbia fatto entrare lei in casa, tutti elementi che fanno propendere per un delitto non premeditato. Al vaglio degli inquirenti le telecamere che si trovano nel percorso che potrebbe aver fatto Ashley dal Monte Carla via Santa Monica dove viveva, una in particolare. Si è detto nei giorni scorsi che spesso era rotta. Ma è tutto da verificare, si tratta comunque di una telecamera di sicurezza con meccanismo rotatorio e quello potrebbe essere stato bloccato, da verificare appunto dove era puntata e cosa abbia ripreso dalla notte tra mercoledì e giovedì. Nessun elemento determinante è invece emerso dai numerosi interrogatori condotti dalla polizia. Sono stati sentiti gli amici di Ashley e soprattutto il fidanzato Federico Fiorentini, 43 anni, noto pittore dell'Oltrarno, che abitava a due passi da lei. È stato lui a ritrovare il corpo sabato. Il suo alibi è già stato verificato dagli inquirenti e al momento non è un sospettato. Intanto prosegue l'attenzione mediatica sul caso. Davanti al portone di via Santa Monica stazionano varie troupe televisive, anche straniere. È stato proprio un cronista a segnalare la presenza su una bicicletta a pochi metri dalla casa di un reggiseno nero. Sequestrato dalla scientifica, al momento non ci sono elementi per ritenere che fosse di Ashley. Rimangono i fiori, i biglietti e le scritte sul muro, tra cui una che potrebbe essere sospetta. He is guilty, he will pay. È colpevole, pagherà. Chi e perché? È la principale domanda ancora senza risposta.